Medico risponde, diamo il buongiorno a Emanuele Furnari, professore associato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771 per le vostre domande al nostro numero verde. Allora, partiamo con quello che è un argomento che poi ritorna sempre nei nostri incontri, e cioè il rapporto tra lo stress e anche le ripercussioni per il nostro stomaco, ma non solo. Sì, senza dubbio è una tra le cause principali dei disturbi gastrointestinali. Non so se era capitato in precedenza di accennarlo, ma più della metà delle visite, le prime visite quantomeno nel nostro ambulatorio, riguardano disturbi generici come una difficoltosa digestione, sentire lo stomaco pesante, sentire l'addome teso, avere una irregolarità della frequenza con cui noi andiamo in bagno e spesso è sottesa una causa legata al nostro stile di vita, la frenesia, i ritmi del lavoro, il tipo di alimentazione e ovviamente le preoccupazioni personali. I motivi poi sono molteplici ovviamente per cui lo stress comunica con il nostro apparato digerente, ma anche il nostro apparato digerente in realtà può influire il nostro stato dell'umore, no? Il nostro modo di affrontare le avversità quotidiane, quindi in realtà si parla di un asse stomaco-intestino-cervello, detto più comunemente, in cui fanno parte in realtà anche i nostri batteri intestinali e tutta una serie di fattori che sono poi legati all'alimentazione e al sistema nervoso centrale e periferico. Quindi è proprio un circolo, un sistema complesso, una comunicazione tra due organi apparentemente lontani, che in realtà sono in stretta connessione. Come si fa però a capire quando c'è bisogno, insomma, di rivolgersi a un medico? Insomma, la maggior parte, no? Delle persone sono stressate e ci sono comunque delle conseguenze, no? Nel nostro corpo, lo sappiamo bene. Quando capire quando bisogna rivolgersi al medico? Allora, innanzitutto bisogna capire che e alcuni dei disturbi che noi presentiamo su base quotidiana, legati appunto allo stress, come la maldigestione o il gonfiore addominale, nella maggior parte dei casi non comportano un rischio nel lungo termine, tantomeno nel breve termine, di evoluzione in senso patologie oncologiche. Oppure evoluzione verso una patologia più grave che possa richiedere ad esempio un trattamento chirurgico. Molto spesso sono dei disturbi che impattano puramente sulla qualità di vita. Non so cosa mangiare, se vado fuori vado a mangiare, poi sto male, non riesco a essere efficiente sul lavoro, non esco di casa con tranquillità perché ho paura magari di non avere a disposizione nell'immediato. Un bagno, molto spesso le persone hanno dei disturbi tali per cui l'emotività influisce tantissimo sulla qualità di vita e questo a sua volta influisce poi su come funziona l'apparato digerente. Tuttavia, sono diagnosi queste che noi facciamo un po' anche per esclusione, benché il modo in cui il paziente stesso racconta il suo disturbo, la frequenza con cui avviene, se ci sono, no, dei fattori scatenanti il disturbo, ci guidano molto, ci sono comunque delle patologie che noi dobbiamo andare prima a escludere. Quindi quello che noi andiamo a chiedere al paziente è se ci sono o no dei segni di allarme. Questi segni di allarme possono essere, ad esempio, un improvviso calo di peso che non è dovuto alla dieta, quindi viene mantenuto l'apporto alimentare corretto, ma si iniziano a perdere costantemente e progressivamente nel tempo chili. Oppure il paziente fa degli esami del sangue e riscontra improvvisamente un'anemia che prima non era nota. O ancora la presenza, ad esempio, di tracce ematiche quando vanno in bagno, sono dei segni che noi porta ad essere, diciamo, più aggressivi e quindi richiedere delle indagini strumentali, magari anche invasive, rispetto a un approccio puramente provo a trattare il sintomo, vedo come va, solo se non rispondi alla terapia, allora semmai passiamo a degli esami. Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto? No, è caduta la linea.
Allora, Alessandro scrive, da 0 a 46 anni nessun problema allo stomaco, da quasi un anno problemi di reflusso da cardiaspeante. Perché questa valvola si è aperta? Ci sono nato oppure mi è venuto? Ma soprattutto perché questa valvola non si chiude più? Vi ricordo che ovviamente i nostri medici possono darvi un'indicazione generale perché non vi hanno visitato e non conoscono quindi la vostra storia, le vostre analisi. Ma sentiamo. In realtà questa è la tipica visita che viene fatta in ambulatorio, ad esempio l'ambulatorio del sistema, chiamiamolo CUP, no? Quindi prima visita, paziente che è sempre stato bene, innanzitutto c'è da dire che alcuni disturbi compaiono tipicamente poi col passare dell'età, perché il nostro organismo invecchia assieme a noi, quindi può essere che alcuni sistemi vengano meno, la loro efficacia venga meno, perché la motilità del nostro apparato igerente, ma anche l'apparato muscolare in senso più grossolano, il diaframma, la nostra parete addominale, iniziano a funzionare meno. Nello specifico, però, è interessante quello che dice il signore, perché io mi domando come hanno fatto a valutare questa beanza cardiale? Molto probabilmente o con un esame radiologico o con una gastroscopia, ma nessuno dei due esami in realtà è in grado di dire se quella valvola è realmente beante nelle 24 ore. Fare una gastroscopia innesca una serie di meccanismi per cui quella valvola sarà, nel momento in cui c'è lo strumento, molto probabilmente beante. Quindi già questa è una probabilmente diagnosi errata, perché la beanza del cardiace non può essere misurata in quella maniera. Detto questo, se ci fosse una vera e propria ernia iatale, cioè lo stomaco non è più all'interno della cavità addominale e migra attraverso il diaframma nella cavità toracica in misura significativa, è possibile che quella valvolina, cioè chiamata cardias, il punto, diciamo, di comunicazione tra l'esofago e lo stomaco, funzioni meno. In quel caso c'è una probabilità maggiore che il contenuto gastrico, in modo particolare l'acidità, vada verso l'esofago e il cavo orale, e quindi poi si parla di reflusso. Ma è una condizione molto spesso sovrastimata o segnalata erroneamente al paziente. Allora, andiamo avanti. Buongiorno. 5 giorni fa mi è stata diagnosticata una diverticolite con febbre. Sono sotto cura antibiotica, i valori sono diminuiti, non ho più la febbre. Per 3 giorni ho bevuto tè, vari liquidi con qualche fetta biscottata. Volevo sapere come continuare ad alimentarmi. Per quanto tempo? Ho 45 anni, grazie. Ecco, questa invece è una domanda più specifica, perché ovviamente bisogna capire il grado della severità della diverticolite e il quadro più in realtà dettagliato del caso. Tendenzialmente quello che si consiglia nelle fasi acute di infiammazione, e questo è importante sapere anche poi quanto si è disinfiammato nello specifico il quadro del signore, nelle fasi di infiammazione si consigliano delle diete povere di scorie, povere magari anche di latticini, in modo tale che si abbia un minor carico, se vogliamo dire, di lavoro per il nostro intestino, di minor fermentazione da parte dei batteri, e questo si traduce in una minor sintomatologia a livello del tratto digerente infiammato, che poi in questo caso è tendenzialmente la parte bassa e sinistra del nostro addome, e anche alimenti non grassi, non alcolici, in quanto potenzialmente pro-infiammanti. Allora, E tendenzialmente la dieta si consiglia per un paio almeno di settimane ancora. dovremmo avere la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno professore. Prego, faccia Buongiorno. pure la sua domanda. Sì, io alterno da metà di settembre dei momenti che ho stitichezza e ho delle feci molle. Adesso sto prendendo dell'Enterolactis Plus da 24 miliardi cellule vive. Mi può Pubblicità. aiutare? Cosa devo fare? Adesso sono un periodo che sono in stizza e sono praticamente bloccato da 2 giorni che non vanno, diciamo. Cosa posso fare? Grazie. Allora, tendenzialmente, ovviamente qua parlo in generale, non nel caso specifico del signore, un intestino alterno ci fa pensare a una patologia benigna, perché nel momento in cui noi abbiamo un danno infiammatorio dell'intestino, quello che ci aspettiamo è che l'alvo, cioè l'andar di corpo, sia tendenzialmente diarroico in maniera costante e prolungata nel tempo.
Viceversa, una patologia in cui l'intestino è deficitario nella capacità di proprio far muovere il contenuto intestinale o di espellerlo, noi ci aspettiamo che sia un'incapacità acquisita ormai e quindi permanente. Il fatto che passi da una fase all'altra vuol dire che lì in quel momento non c'è un danno o una disfunzione ormai acquisita cronica, perché altrimenti si comporterebbe sempre nella stessa maniera. Questo è uno di quei casi in cui probabilmente o una componente alimentare o una componente più ambientale, tra cui anche lo stress, fa sì che l'intestino si comporti nella stessa maniera tutti i giorni, andandolo a rallentare o accelerare, di conseguenza anche il contenuto al suo interno sarà diverso a seconda dei fattori che sono presenti nell'ambiente, dieta, stress essenzialmente, questo però è in senso generico. Ci sono comunque poi degli accertamenti che andranno fatti, soprattutto se il signore ha più di 50 anni, se la sintomatologia persiste nonostante un primo approccio medico non invasivo, tra cui ad esempio la colonoscopia, perché noi ci vogliamo accertare che non ci sia nulla che crei le cosiddette pseudoostruzioni, ovvero l'intestino è ristretto, fa fatica a far passare il suo contenuto e di conseguenza passerà più facilmente quello liquido, poi si ribloccherà quello liquido, poi si ribloccherà, ma questa è un'evenienza meno probabile rispetto al caso più comune, ovvero la sindrome di intestino irritabile. Allora, andiamo avanti con, chiedo scusa, ma la voce è così stamattina. Allora, Daniela, epatopatia cronica, steatosi, colon irritabile, diagnosticata da pochissimo, eliminato completamente caffè, alcolici, si può guarire? Grazie. Stiamo parlando di contemporaneamente due patologie molto comuni, ma tendenzialmente andrebbero trattate in maniera, diciamo, separata. Il colon irritabile, come dicevo prima, ci si riferisce a questo termine a un intestino la cui funzione non è più regolare, complice magari un'irregolarità del nostro microbiota intestinale, complice il fatto che la motilità dell'intestino è influita da fattori esterni, oltre da un possibile progressiva perdita di efficacia nella sua motilità e anche una componente alimentare. L'epatopatia cronica, per contro, nel caso specifico la steatosi epatica, è una condizione in cui il fegato tende essenzialmente ad avere un accumulo nei suoi depositi di materiale grasso. Passatemi questo termine, ovviamente un epatologo rabbrividirebbe a sentirlo descritto così, quindi è un fegato grasso, pensiamo al patè degli animali, no? Il fegato proprio messo all'ingrasso, e questo innesca un meccanismo di rischio perché può infiammare il fegato. E quindi nel cronico questa andrebbe patologia trattata con accorgimenti dietetici come primo livello, portare a un calo di peso, portare quindi il fegato a dimagrire e a non infiammarsi. Che poi due disordini, intestino irritabile e fegato grasso, possono essere dovuti entrambi allo stile di vita, questo è possibile ed è il punto in comune delle due patologie. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giovanna. Vorrei Prego. parlare con il dottore perché non proprio per... Sì, va bene, io sono soggetta a diarrea. Da 30 anni fa sono stata operata di cancro all'utero e mi hanno fatto le radiazioni e poi ho riportato sempre questa che sono... Questo effetto collaterale, diciamo. Effetto collaterale della diarrea, che poi sono 13 anni che il gastroenterologo mi ha mandato il Questran e riesco abbastanza a gestirla, se non che ho notato, adesso io ho preso l'appuntamento per tre vaccini, cioè il Covid, l'antinfluenzale e anche l'herpes zoster. Sì. Faccio male agli effetti del mio intestino fare tutte e tre questi richiami, diciamo, questi Grazie vaccini. Giovanna, sentiamo. Beh, la domanda è da 1 milione di dollari e non vorrei invadere il campo del professor Bassetti. Già ho invaso il venerdì, non vorrei invadere anche questo suo ambito specialistico. E innanzitutto la terapia che ha dato la signora, quella del Questran, di fatto è un prodotto che si chiama colestiramina, che possiamo equipararla volgarmente a una resina, la cui azione principale è quella di sequestrare i sali biliari, che a loro volta sono essenziali al nostro organismo, alla funzionalità dell'apparato digerente, ma se in eccesso o mal assorbiti, e quindi arrivano nel tratto finale intestino, sono irritanti in caso di una diarrea. Questo
Tendenzialmente quello è un farmaco che viene suggerito quando uno viene operato di più di colecisti, che poi è la nostra cisterna che rilascia la bile al momento opportuno, più che alla resezione, se ho capito bene, dell'utero e rispetto al trattamento radioterapico. La radioterapia potenzialmente può aver infiammato e creato anche un danno cronico, cicatriziale a livello dell'intestino nella sua parte proprio terminale. È difficile che abbia creato un danno lungo tutto l'intestino tale da causare questa diarrea. Può aver però creato una desensibilizzazione, un'infiammazione del tratto proprio terminale, il retto, e questo generare una sensazione di stimolo continuo, di irritazione, che però in genere viene trattata con prodotti locali. Per quanto riguarda il vaccino, io direi che ovviamente il vantaggio di proteggersi da patologie infettive rispetto al rischio di avere una reazione acuta gastrointestinale è decisamente a vantaggio della prevenzione e quindi di fare il vaccino. Che poi questo possa dare degli effetti collaterali transitori è difficile prevederlo. Giovanna da Sesti scrive: vorrei sapere se ci sono dei nuovi esami diagnostici meno invasivi della colonoscopia, grazie. Dipende qual è il punto che si vuole diciamo andare a analizzare. Se prendiamo la colonoscopia come test di prevenzione del tumore del colon retto, non ci sono essenzialmente strumenti alternativi altrettanto, passatemi il termine, validi ed efficaci, perché la colonoscopia non solo permette di ritrovare dei polipi delle dimensioni di 1-2 mm e anche piatti, ma li permette anche di togliere, quindi è sia diagnosi e trattamento. Se siamo però in una condizione in cui la colonoscopia è controindicata per patologia, per un tratto di intestino magari complesso o in parte non percorribile dallo strumento, esiste la colonoscopia virtuale, che poi è una metodica radiologica, che per quanto riguarda la parte diagnostica è in grado di riscontrare piccole lesioni o polipi. Ma nel momento in cui poi noi abbiamo questo riscontro positivo, occorrerebbe comunque poi ricorrere alla colonoscopia per andare a rimuovere. Esiste potenzialmente anche la videocapsula, però ha lo stesso problema della radiologia e comunque al momento viene consigliata come tecnica alternativa la TAC e non la videocapsula. Buongiorno, volevo sapere se l'Helicobacter pylori, oltre a molti altri sintomi, può diminuire l'assimilazione del ferro, grazie. L'Helicobacter pylori può influire sull'assorbimento di alcuni elementi come il ferro o potenzialmente anche la vitamina B12, ad esempio, attraverso il suo meccanismo di danno sullo stomaco. Quindi se questo batterio va a creare un'infiammazione cronica dello stomaco, sia della sua porzione più diciamo finale, che si chiama antro, sia di quella centrale, che si chiama corpo, portando ad un'atrofia, quindi vuol dire che le cellule di fatto vengono sostituite da un tessuto cicatriziale, fibrotico, lo stomaco perde la capacità di produrre acido che serve nel facilitare l'assorbimento, ad esempio, del ferro e di assorbimento della vitamina B12. Quindi potenzialmente sì, ma se crea un danno cronico nel nostro stomaco. Ho 76 anni, ernia iatale, sempre con digestione lunga e difficoltosa. La sera poi è problematica perché dormire è sempre molto legato allo stomaco. Devo fare la colonoscopia? Mai fatta, dice. Allora, non per i disturbi che riferisce, perché la colonoscopia studia il tratto terminale dell'intestino, il colon, cosiddetto colon grasso, intestino grasso, e lo stomaco, la digestione lenta, l'ernia iatale, e non possono essere studiati con la colonoscopia, bensì con la gastroscopia. La colonoscopia è comunque indicata a partire dai 50 anni, almeno ogni 10 anni, in tutte le persone, per un fattore puramente di prevenzione oncologica, come dicevamo. Queste tempistiche poi vengono accorciate in presenza di fattori di rischio, come ad esempio una familiarità per il tumore del colon, che vuol dire poi tradotto familiari di primo grado che hanno avuto un tumore intestinale, soprattutto se l'hanno avuto in una fascia d'età tra i 50 e i 60 anni. Buongiorno, da un'ecografia addominale mi è stato riscontrato il fango alla cistifelia. Cosa devo fare per eliminarlo? Grazie. Anche questo è una risposta che darò generica, perché poi dipende da persona a persona.
se questa persona ripetesse un'ecografia, magari a distanza di qualche settimana, potrebbe anche essere che quel fango non venga riscontrato. Ipotizzando che questo fango sia invece lì, costante, perennemente presente, i fattori su cui noi possiamo agire è dietetico alimentari, quindi se la persona effettivamente ha una dieta ricca di grassi, sedentaria, o per contro una persona che fa lunghi digiuni, pertanto quello che succede è che la colecisti tende a non svuotarsi con regolarità e quindi può sedimentare il suo contenuto all'interno. In altri casi noi potremmo suggerire dei farmaci che poi nella fattispecie si ricorre all'acido urso desossicolico o analoghi, che sono in grado di ridurre la saturazione della bile e quindi il suo precipitare e quindi la formazione di depositi al suo interno. Stesso prodotto che si utilizzerebbe in presenza di piccoli calcoli. Ovviamente questa è una risposta che va presa generica, va poi studiato caso per caso. Allora, chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto dei messaggi, ma non ci siamo riusciti, insomma, dovevamo parlare anche di altri argomenti, direi che ci rivedremo presto. Grazie mille. Grazie dell'invito. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Buona giornata.